Fabriano, città della carta e città creativa. Qui dal 19 al 21 settembre, 4 giorni saranno dedicati a musica, arte, cinema, teatro, letteratura, mostre e convegni per la manifestazione Fabriano, carta e cultura. Quest'anno la carta sarà protagonista assoluta nella città di Fabriano, che ovviamente è la città della carta per antonomasia, riconosciuta tra l'altro dalla nostra regione con una specifica legge regionale, e dall'11 settembre al 29 veramente sarà una festa dedicata alla carta, quindi soprattutto ci saranno anche delle residenze artistiche che vedranno la partecipazione sia di giovani che ovviamente di persone meno giovani, che avranno l'opportunità di confrontarsi insieme, e ci sarà tra l'altro l'opportunità di esportare all'estero questo grande patrimonio, perché quello che verrà realizzato, e parlo generalmente di scenografie realizzate ovviamente con la carta, potranno essere esportate anche negli Stati Uniti, e quindi questo è un modo per portare la nostra regione al di fuori dei suoi confini. Un'attività corale che vede ovviamente la partecipazione del Comune di Fabriano, la Regione Marche, che ha sostenuto attraverso il bando cultura questo evento, ma sicuramente un evento del territorio, perché c'è veramente una partecipazione anche di tutti quelli che sono gli enti coinvolti, quindi dalla Fondazione Fedrigoni, dalla Fondazione Carifac, da Inarte, dalla Diocesi, quindi veramente un lavoro importante che parte proprio dal territorio e celebra l'eccellenza e l'identità culturale che è la carta. L'evento è alla seconda edizione e quest'anno cresce, si arricchisce sia nel numero di eventi in programma, nella partecipazione di importanti relatori e nelle presenze internazionali. Un evento culturale, ma anche un evento che possa avere delle ricadute progettuali sulla città, che ha bisogno di essere, di rinascere, di essere rilanciata. In questo evento si inserisce anche il Forum Nazionale delle Città Creative UNESCO, di cui Fabriano fa parte dal 2013, un appuntamento importante perché curato da Fabriano come coordinatore nazionale delle città creative, e in questa occasione noi faremo una riflessione sui temi che sono stati trattati a Braga nella conference mondiale, in cui proprio la cultura, che è il tema di questo evento, viene proposta come obiettivo, come goal indipendente da aggiungere all'agenda post 2030. Noi di Inarte in particolare partecipiamo come partner di progetto e soprattutto mettiamo in gioco la 17ª edizione di Festando la Carta, che è uno dei festival più longevi che seguiamo da tanti anni e che si occupa principalmente di carta e di valorizzazione della carta come media artistico, quindi la carta che raccoglie l'arte, che raccoglie i talenti, il pensiero, la cultura.